Tornano i tamponi nelle scuole. Pesaro procede senza l'aiuto della regione. Vaccini, a marzo è il turno di personale scolastico e forze dell'ordine. Fatture false per 25 milioni di euro, nei guai imprenditore pesarese. Start-up innovative dalla Regione Marche, una legge per sostenerle. Benvenuti, questo è il telegiornale di mercoledì 24 febbraio. L'apertura di questa edizione è dedicata alle tematiche sanitarie di prevenzione al Covid-19. Il Consiglio regionale ha detto di nuovo no ai tamponi nelle scuole, ma il Comune di Pesaro tira dritto e organizza un secondo screening dalla prossima settimana. Vediamo. Scuole sicure, capitolo secondo. Dopo lo screening di massa agli studenti delle scuole superiori, avvenuto fra il 28 gennaio e il 3 febbraio scorsi, ricompaiono i tamponi fra i banchi di scuola. E tornano con la stessa modalità organizzativa. Sarà infatti il Comune di Pesaro a farsene carico dopo aver incassato un'altra bocciatura da parte del Consiglio regionale. Il secondo turno inizierà giovedì 4 marzo e la novità è che durante i pomeriggi saranno coinvolti anche gli studenti delle scuole medie e i loro genitori. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha enfatizzato come il test aumenti la sua efficacia se ripetuto con cadenza almeno mensile. Va ricordato come il precedente screening abbia rilevato 16 casi positivi al contagio da Covid-19 su 5.104 persone sottoposte al tampone fra studenti e personale scolastico. Ricci ha definito incredibile l'ostinazione della Regione ad astenersi da questa programmazione dopo aver visto respinta la mozione proposta dai consiglieri regionali Micaela Vitri e Andrea Biancani. La bocciatura è stata motivata perché ASL in questo momento ha il personale impegnato nelle vaccinazioni. Anche noi riteniamo che la vaccinazione sia prioritaria, però riteniamo che sia importante anche uno screening periodico degli studenti per garantire una scuola in presenza, sicura per i giovani, per il personale, ma anche per le loro famiglie. Abbiamo fatto ulteriori proposte che non avrebbero utilizzato il personale di ASL, che sono ad esempio la possibilità di attivare convenzioni o col medico di base, o con le farmacie, o con i laboratori convenzionati. È già stato fatto in altre regioni, come nel Lazio, in Toscana e in Emilia Romagna. Non vediamo il motivo per cui non si possa fare anche nella regione Marche. Questo consentirebbe test rapidi, periodici, per gli studenti e per il personale, e soprattutto gratuiti. Noi riteniamo che la scuola in presenza sia una priorità, e per poter garantire la scuola in presenza fino a giugno, sia necessario uno screening all'interno delle scuole. Il vaccino partirà nelle prossime settimane, partirà per gli insegnanti, ma prima di riuscire a vaccinare tutti gli insegnanti passerà probabilmente qualche mese, e per gli studenti a questo punto non se ne parla neanche, quindi gli studenti saranno vaccinati, se va tutto bene, durante l'estate o addirittura da settembre in poi. Quindi uno screening diventa sempre più importante. Un caso sanitario che sconfina di nuovo nella diatriba politica con lo stesso PD di Pesaro e la deputata Alessia Morani che attaccano la posizione ostruzionista della maggioranza in regione. Oltre al no ai tamponi agli studenti, la mozione ha incassato pure la mancata approvazione ai tamponi fra gli atleti delle società sportive dilettantistiche impegnati nelle competizioni agonistiche. Un altro settore in cui il Comune di Pesaro è intenzionato a muoversi in autonomia. Tamponi a scuola, tamponi che quotidianamente vengono processati dal Servizio Sanitario Regionale e ora tamponi anche nelle farmacie. Nel prossimo servizio vediamo come funziona il servizio di test antigenici attivato questa mattina. Risolto un intoppo con la piattaforma regionale per il caricamento dati e comunicazione all'ASUR, ora partono anche i tamponi rapidi nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa. Una cinquantina i pesaresi che si sono già prenotati al test al prezzo calmierato di 18 euro, ora si passa al test vero e proprio. Ricordo a tutti che per prenotare nelle farmacie comunali di Pesaro e nella farmacia comunale di Gardamare c'è un numero unico, è obbligatoria la prenotazione,
0721 37 24 73. Abbiamo già superato le 50 prenotazioni, ci siamo poi fermati proprio per evitare di creare ulteriore attese calca tra i cittadini. Le farmacie possono aderire su base volontaria. Le farmacie comunali di Pesaro aderiscono con tutte e nove le farmacie di Pesaro più quella di Gabicce, però attraverso la nostra organizzazione, con la prenotazione attraverso il numero che vi ho letto prima, poi siamo noi che sulla base della scelta del cittadino spostiamo, indichiamo una farmacia piuttosto che un'altra. Dal punto di vista delle private, per quello che risulta, sono più del 50% le farmacie che a livello provinciale stanno già aderendo a questa cosa. Praticamente siamo in linea con quello che è successo per i test sierologici che già da un paio di mesi stiamo effettuando. Luca Pieri spiega anche i motivi di una partenza ritardata di 48 ore rispetto al via previsto per lunedì. Purtroppo c'è stato un disguido tecnico che riguarda un pochino tutte le farmacie, che riguarda le farmacie delle Marche, che si devono collegare ad una piattaforma informatica in cui verranno poi inseriti i dati relativi al test che viene fatto, al tampone antigenico rapido, che poi a sua volta rimanda quei dati alla Regione Marche per poi far attivare in caso di positività tutte quelle che sono le procedure per risolvere tutte le questioni legate al Covid. Questa piattaforma ha avuto dei problemi inizialmente, per cui noi che eravamo partiti come farmacie comunali qualche giorno prima degli altri ci siamo dovuti fermare, ma l'abbiamo risolta abbastanza bene, insomma, nel senso che ai cittadini che avevano prenotato, che hanno scelto di fare al posto del tampone il test serologico, gli abbiamo fatto il test serologico, agli altri li abbiamo rinviati di un paio di giorni l'appuntamento. E proprio oggi si è registrato il più alto numero di casi di contagio di tutto il mese di febbraio. 616 casi di Covid-19 nella Regione Marche, una cifra che non si riscontrava dal 9 gennaio. Un rapporto positivi testati che si alza al 17,7% in considerazione delle 3.476 nuove diagnosi per un totale di 5.953 tamponi processati. Con 266 casi, quella anconetana resta la provincia più colpita, provincia che ricordiamo in questo momento è per metà in zona arancione. In crescita anche Pesaro Urbino con 116 casi rilevati. Nella giornata di ieri si sono registrati anche 5 decessi di marchigiani contagiati da Covid-19. Velocità di contagio che si combatte anche con la velocità di vaccinazioni. Nel prossimo servizio vediamo come la campagna vaccinale intende procedere da marzo in avanti. Dopo gli over 80 toccherà al personale scolastico. È questo il prossimo passo della tabella di marcia vaccinale nella Regione Marche. L'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, ha deciso che dal lunedì 1 marzo spetterà a chi lavora tra i banchi alzare la manica della camicia e sottoporsi alla profilassi anti-Covid. Sarà utilizzato il vaccino AstraZeneca per chi ha meno di 55 anni, il Pfizer BioNTech per le fasce d'età superiore. Da martedì comincerà invece la vaccinazione per forze di polizia, vigili del fuoco, forze armate, personale civile di prefettura e questura e volontari di protezione civile. Una fase 2 della vaccinazione che si interseca al completamento della fase 1, quella che dopo l'immunizzazione del personale medico-sanitario da 5 giorni ha aggiunto anche le inoculazioni alle persone di età superiore agli 80 anni. Over 80 che termineranno il secondo richiamo entro la fine di marzo. Dopodiché ad aprile toccherà ai disabili e ai soggetti fragili. Dovranno invece aspettare maggio le persone di età compresa fra i 60 e gli 80 anni. Intanto per gli over 80 che non sono riusciti a prenotare il loro turno di vaccinazione arriva un aiuto in più dalle poste.
Gli ultraottantenni possono infatti rivolgersi direttamente al loro postino o utilizzare uno dei 13 sportelli ATM Postamat presenti in regione. Ed ora passiamo alla cronaca, perché un imprenditore pesarese operante nel commercio di bevande ed alimenti è stato incastrato dalla Guardia di Finanza per un'operazione di false fatture ammontate a ben 25 milioni di euro. Finisce nei guai un imprenditore pesarese di 67 anni incastrato dalla Guardia di Finanza per un giro di fatture false che si reggeva su un sistema di società fittizie appositamente create dallo stesso malfattore operante nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande. Le fiamme gialle pesaresi hanno scoperchiato un sistema fraudolento per evadere le imposte che ha prodotto fatture per operazioni inesistenti ammontate a un totale complessivo di 25 milioni di euro e di IVA non versata pari a 1,2 milioni di euro tramite l'utilizzo di 3 società riconducibili alla gestione della stessa persona. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'incidenza percentuale delle fatture false utilizzate. Per un totale di acquisti di 100, ben 75 erano fatture soggettivamente false. Un 75% di fatture false in un'operazione che la finanza ha chiamato Amarcord. Questo perché a carico dello stesso spregiudicato imprenditore pesarese pendevano precedenti di 3 condanne in primo grado per un totale di pena di 7 anni e mezzo di reclusione, reati tutti riconducibili a gravi violazioni fiscali. Imprenditore recidivo che nell'operazione in questione comprava sistematicamente merce sotto costo attraverso società cartiere, alcune create da lui stesso, per poi rivenderle a un prezzo vantaggioso rispetto ai suoi concorrenti che si approvvigionavano sul mercato regolare. Un complesso sistema di società per le transazioni commerciali tra i grossisti e distributori di merci, spesso intestate a prestanomi. 3 di questi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria assieme all'imprenditore in cima alla piramide della frode. È stato anche eseguito un sequestro preventivo per equivalente emesso dal GIP di Pesaro riferito all'imposta evasa. Allo Stato sono state sottoposte a sequestro disponibilità finanziarie per oltre 70.000 euro e sono in corso ulteriori accertamenti al fine di individuare ulteriori beni e disponibilità riconducibili all'evasore. E continua ad essere oggetto di discussione il guardrail che si sta allestendo sulla strada delle Siligate. Oggi c'è stato un incontro fra ANAS e le istituzioni del territorio coinvolte alla ricerca di una soluzione più condivisa possibile. A margine dell'incontro abbiamo raggiunto telefonicamente l'assessore all'operatività Enzo Belloni, che ci spiega cosa è emerso da questo confronto con ANAS. Questa mattina ci siamo incontrati con ANAS, assieme al Presidente del Parco, l'Assessore Morotti e il Comandante della Polizia Locale Mistini, e abbiamo ribadito quelle che sono le volontà dell'amministrazione comunale, le aspettative insomma, dell'amministrazione comunale, che avevamo in qualche modo esplicitato attraverso una delibera di giunta dei primi giorni di ottobre, dove si chiedevano 7 rotatorie, i sensi unici, e la realizzazione della ciclabile e i corridoi ambientali. E ANAS ribadisce insomma, che la strada è una strada di sua competenza, dove la priorità è la salvaguardia delle vite umane, ha la priorità un po' su tutto. E nel corso della discussione insomma, una piccola apertura c'è stata data in merito all'apertura di alcuni varchi, soprattutto nella zona del Varco delle Siligate, e noi abbiamo chiesto almeno la realizzazione di un'ulteriore rotatoria e oltre a quella che si trova la BMW, una rotatoria intermedia tra quella prevista alla concessione della BMW e la rotatoria di Fiorenzuola, quella in alto, insomma al passo delle Siligate. Abbiamo chiesto la possibilità di far accedere Strada del Picca alla rotatoria di BMW. E in più inizieremo il percorso per declassare la statale in quel tratto lì, perché a quel punto declassando la statale le dinamiche possono essere differenti anche rispetto alla realizzazione del progetto relativo alla ciclovia adriatica, che in queste condizioni sarebbe compromesso.
Adesso vediamo che cosa ci scriverà. Ci scriverà ANAS. So che ANAS incontrerà i prossimi giorni anche il comitato che si è formato per andare contro, diciamo, l'ipotesi di realizzazione, no, l'ipotesi, la realizzazione dei guardrail previsti da ANAS, quindi ci stiamo muovendo in questo senso. Loro mi sembrano molto decisi e determinati a portare avanti quel tipo di progettazione lì, anche perché, ripeto, hanno avuto più volte segnalazioni esposte in merito agli incidenti, all'invasione di corsie. Noi pensiamo, insomma, che il guardrail possa essere un palliativo, ma forse non è la soluzione di tutti i problemi. Noi pensavamo, ripeto, che la riduzione delle corsie, il limite della velocità e il posizionamento di un tutor, che non è un autovelox, ma un tutor che regola la velocità da un tratto che va di almeno di 400-500 metri, in teoria puoi controllare chi va forte in maniera più sicura. Marche Multiservizi si è classificata al primo posto nella classifica di sostenibilità ambientale nel corso della nona edizione del Top Utility Analysis, che analizza le 100 principali società di servizi pubblici italiane. Un riconoscimento consegnato oggi durante una digital conference che bissa il premio già ottenuto nel 2012 per territorio e consumatori e il premio Top Utility assoluto ricevuto nel 2016. Dopo il servizio di supporto a donne e figli vittime di violenza, il progetto L'Armadio lancia a Pesaro anche lo sportello Dico Tra Noi, dedicato a uomini maltrattanti, e il laboratorio Come Mi Regolo per la gestione del rapporto padre e figli, un progetto dell'assessorato alla solidarietà con incontri pensati per offrire una possibilità di cambiamento da comportamenti violenti e relazioni basate su potere e controllo. Da oggi e fino al 2 marzo resterà chiuso al transito di veicoli e pedoni il tratto della strada Flaminia che va dal Parco della Golena alla diga Enel. A firmare l'ordinanza i sindaci di Fermignano, Emanuele Feduzzi, e di Acqualagna, Luca Lisi. Una chiusura a scopo precauzionale per monitorare la messa in sicurezza della Galleria Romana del Furlo. Esulta il comune di Cartoceto per il riconoscimento di 1,5 milioni di finanziamenti statali dalla legge di bilancio per realizzare interventi di messa in sicurezza, consolidamento e restauro della cinta muraria del borgo, crollata tra il 2012 e il 2013. L'Osservatorio della CNA provinciale ha pubblicato oggi un report in merito alla mole di adempimenti burocratici che gravano su chi intende aprire un'impresa nel territorio. Secondo CNA, per aprire un'officina, la pubblica amministrazione pretende 86 adempimenti che si traducono in 19.000 euro di costi da affrontare. Una scalata quasi identica per gli imprenditori falegnami, 78 adempimenti e 19.700 euro di spesa per le pratiche. Le gelaterie superano i bar con 73 adempimenti contro 71, mentre per gli acconciatori ci sono 65 pratiche da sbrigare presso 26 enti con 17.500 euro di spesa. E proprio in tema di imprese, la Regione Marche ha presentato oggi la prima proposta di legge della Giunta Acquaroli, una legge che va nella direzione del sostegno alle start-up innovative, ma anche ai giovani imprenditori, come ci spiega il vicepresidente regionale Mirko Carloni. Abbiamo predisposto una legge per le start-up perché crediamo che occorra ricreare un clima positivo per l'imprenditorialità, soprattutto per quella innovativa, che serva a rilanciare lo sviluppo di impresa, soprattutto quella che ha una altissima tecnologia, un'altissima ricerca innovativa, un trasferimento tecnologico, e che possa anche servire come investimento sui giovani, sulle nuove generazioni che hanno dopo la laurea delle idee da sviluppare. Vorremmo trattenere la maggior parte di coloro che hanno alta specialità e che magari hanno un'idea da sviluppare
creando un ecosistema favorevole all'idea d'impresa, all'innovazione. Questo in questa legge è contenuto, abbiamo preparato una misura che riesca a sviluppare quella innovatività del mondo dell'impresa attraverso gli incubatori, attraverso gli acceleratori d'impresa, favorendone l'aggregazione e favorendo tutto quello che è imprenditorialità. Ecco, questo è il tema con cui noi ci presenteremo in aula con questa nostra proposta di legge che favorisce la rinascita delle start-up, che come avete visto nei dati vede le Marche molto indietro rispetto alle altre regioni. Ecco, vogliamo recuperare su questo tema e vorremmo dare speranza a chi ha voglia di sviluppare delle idee innovative facendole diventare impresa. E in chiusura del nostro telegiornale vi ricordiamo gli appuntamenti della settimana rossiniana, che potete vedere come sempre quotidianamente su Rossini TV. Domani la settimana rossiniana entra nelle scuole primarie e dell'infanzia di Pesaro, riunendo a tavola 2900 studenti nel pranzo rossiniano che ripercorre la tradizione gourmet di Gioachino Rossini. In serata Rossini TV trasmetterà alle ore 21 il concerto omaggio a Rossini, realizzato dalla Filarmonica Gioachino Rossini con il suo direttore Donato Renzetti. E chiaramente poi vi faremo vedere nel telegiornale di domani sera come è andata questa settimana rossiniana, in modo particolare come è andato il pranzo rossiniano che si terrà appunto domani nelle scuole pesaresi. Invece adesso vediamo qual è la prima serata su Rossini TV. Questa sera parliamo di meccatronica in questo osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente, un evento organizzato dalla Regione Marche che si è tenuto presso la Simonelli Group. Quindi alle ore 21:15 lo potrete vedere su Rossini TV. E poi, appunto, tornando a parlare della settimana rossiniana, vi ricordiamo l'appuntamento di domani sera, giovedì 25 febbraio. Alle ore 21 ci sarà questo bellissimo omaggio a Rossini con l'orchestra filarmonica Gioachino Rossini. E subito dopo il concerto dedicato a Rossini, questa volta alle 21:30, torna Insieme a Canestro. Gli ospiti di domani saranno Franz Massenat e poi Piero Benelli, Paolo Poto e, in collegamento telefonico via Skype, Darwin Cook. E allora grazie come sempre per averci seguito. Io vi do appuntamento a domani alle 7:20 in diretta con la nostra rassegna stampa. Adesso per voi il meteo.